Sì, certo, anche tu puoi avere la tua soddisfazione. Gioca a football americano, vieni a giocare con noi, vieni nella nostra squadra e vedrai che le, le soddisfazioni non mancheranno. Benvenuti alla sesta puntata di A Come Angels. Ogni martedì sul canale 633 di Rossini TV si parla di football americano. Oggi si parlerà di flag football femminile. Gli Angels si tingono di rosa. Seguiteci, ne vedremo delle belle. Il signor Arcangeli. Crei. Veterana del gruppo femminile. Sì. Parlami un po' del flag football e di cosa stiamo facendo. Stiamo facendo gli allenamenti per cercare di creare questa nuova squadra di flag football femminile, visto che abbiamo solamente la maschile al momento, Col oh, fiatone. Speriamo di avere un buon riscontro da parte di altre donne e di riuscire a fare questo progetto. Grazie Grimm. Una grande ricezione Kate non... Barbetta Kat Barbetta italo americana o solo americana eh, solo americana però un po' italiana pure dalla parola parola sicuramente l'italiano <ride> conosci molto bene Kate come mai a flag football uh, a me piacevano sempre gli sport eh, quindi quando ho sentito che c'è stata questa squadra qua a pesaro dove abito non vedevo l'ora di, di... <ride> coinvolgermi un po' <ride> Abbiamo il ragazzo che gioca a Running Back per la prima volta negli Angels-Pesaro e quindi Kate deve giocare anche lei con la palla ovale. Sì, sì, sì tifo pure, go Angels! <ride> Grande, ciao. ciao! Valentina! Ciao, Valentina Vanessova. Allora, da quanti anni giochi a flag football? da quest'anno? Quanti anni? Pochi giorni? <ride> Pochi giorni, un mese. Ne Quindi il perché riesci essere venuta a giocare a Flag Football? Perché mio figlio da piccolo gli è sempre piaciuto il football, ha iniziato questo è il secondo anno e diciamo che siamo sempre stati in questo ambito a vedere le partite, ho deciso pure io. Quindi un richiamo a questo nuovo team in rosa degli Angels? Sì, ci sono. <ride> Quindi anche Valentina è una Angels in rosa. Grazie Vale. Grazie a tutti, ciao. Eccola, eccola, la Silvia. Oggi abbiamo la Silvia qui. Silvia, nome e cognome. Ciao Silvia Nicolussi. Quindi per te che hai una palla ovale, vieni già da uno sport ovale? Sì, il rugby. Perfetto, e come mai questa voglia adesso del flag football? Come, come, come stai in questo ambiente? Benissimo, è una ficata. Quindi dai, è una conoscenza del flag football e una voglia di aprire una squadra di femminile di flag football, fammi pubblicità, diciamo fortissimo, è bellissimo, dovete venire tutte. Grande, ritorno. <ride> Eccola un'azione delle due teenager della nuova squadra degli Angels. Femminile flag football. Nome e cognome. Pasqualotti Elisa. Angeloni Arianna. Elisa, oggi il tuo primo allenamento. Una figata. Sì. Quindi diciamo che ti sei trovata con tante persone che non conoscevi, una palla ovale in mano e la voglia di giocare a flag football che non conoscevi. Sì. Quindi? Tornerò sicuramente. Grande. Arianna, Arianna, l'Arianna ragazzi, figlia d'arte. Arianna Angeloni, il quarterback del nuovo Flag Football Junior Angels sì. femminile. Parlami un po' di questo Flag Football. Eh, allora, eh, il Flag Football è un gioco molto divertente, se, cioè, secondo me, e sarebbe anche ottimo se anche altri lo provassero perché stimola molto. Ottimo ragazzi, quindi diciamo una figlia d'arte che lancia come suo padre e sei nata proprio come a pane e palle ovale, vero? Sì, sì assolutamente Quindi grande tifosa degli Angels Esatto E quindi aspettiamo altri ragazzi perché il flag football junior lo possiamo fare sia nel maschile che nel femminile Vi aspettiamo qui al campo del football americano Pesaro E ritornate ad allenarvi! e parliamo di flag football, flag football femminile, flag football maschile e flag football junior. Cosa succede ogni martedì e venerdì al campo del Muraglia Calcio? Succede che dalle 19:30 alle 21:30 la squadra femminile e insieme ai ragazzi giocano a flag football. Vi aspettiamo. Il flag football quest'anno inizierà il suo campionato il 10 di luglio per finire il 3 ottobre con le finali. Ricordo che a Pesaro abbiamo una squadra di flag football mix, mixata da donne e uomini che giocano in seconda divisione e proprio l'anno scorso hanno perso la finale. Siamo una squadra competitiva, organizzata, tanti atleti, allenatori specializzati, gli stessi allenatori che poi abbiamo anche la fortuna di averli anche per la nazionale italiana. Una nazionale italiana, sì, in cui stanno programmando i campionati mondiali. Poi ci sarà anche un pre-olimpico e la possibilità, forse nel 2028, di arrivare alle Olimpiadi di Los Angeles. Quindi un appello che faccio come presidente degli Angels di far provare e far venire le persone a giocare a flag football. Il no contact, senza contatto, ma sempre con una palla ovale. Il flag... E una cintura con delle flag che si possono defleglare. Il pallone è sempre quello stesso del football americano: si gioca 5 contro 5. Abbiamo avuto anche la fortuna nel 2013 di organizzare i campionati europei qui a Pesaro eh, insieme ad Hesatour e quindi per noi è tanta voglia di programmazione, tanta voglia di cercare di. Trovare al nuove leve, nuove leve che possono ingrandire la famiglia degli Angels, Angels che hanno tanta voglia di iniziare anche col progetto delle donne. Siamo qui con Alessandro Angeloni, in da giocatore da flag football, perché fino adesso si è allenato a flag football, ma con Ale vorrei parlare di Perugia, della partita che domenica avremo. A Domenica eh, si chiude diciamo, tutto il nostro lavoro, eh, tutto in questa partita. È come una partita di playoff per noi, quindi eh, non, non sto neanche a dirvi quanto sia importante. Abbiamo lavorato duro, continueremo a lavorare ancora fino a domenica e ci giochiamo la stagione, quindi è importantissimo. Una settimana passata con tutto il coach staff a guardare video su video della partita che già Abbiamo vinto a Perugia dopo un tempo supplementare, tante difficoltà, infortuni. Secondo te e secondo anche il coach staff, la forza e la determinazione di questa partita dove potrà essere la chiave per riuscire a vincere? Allora, eh, chiaramente è stato un anno meramente difficile, molto positivo perché molti ragazzi giovani, nuovi di questo sport hanno avuto l'occasione di entrare subito in campo e crescere in una maniera velocissima perché per necessità si sono, dovuti, si sono trovati a giocare titolari quando noi facciamo almeno due o tre anni di, di panchina prima di giocare una partita di football e invece loro si sono dimostrati veramente all'altezza. Ma... Per eh, diciamo sfortuna dei nostri avversari anche le altre squadre hanno avuto i loro guai e infortuni, quindi diciamo che siamo eh, secondo me allo stesso livello. Quindi il cuore conterà molto, la determinazione conterà molto, questi ragazzi nuovi hanno mostrato veramente di essere degli Angels, quindi nonostante le lacune tecniche che è normale che sia così, però hanno mostrato veramente di tenerci tanto a questa maglia, a questo, a questo nome e quindi di impegnarsi più del 100% che è quello che serve per vincere questa partita. alle allora, l'ultima domanda: 16 anni fa riaprivamo una storia grossa del football americano a peso degli Angels, che proprio quest'anno fa 40 anni. Oggi ti ritrovi a essere un allenatore e ti vedi davanti a te: i nostri telespettatori non lo vedono, i ragazzi del Teco si stanno allenando e dietro di noi i ragazzi della Flag che si stanno allenando. Il progetto sta andando avanti con tante difficoltà. Ringraziamo sicuramente tutti i nostri sponsor, ma ringraziamo anche perché abbiamo delle persone come te che coltivano questa passione e possono far passare, parlare scusate, del football americano e del flag. Sì, è iniziato come un gioco, lo sappiamo, un gruppo di ragazzi che erano stufi di girare per le squadre d'Italia e volevano tornare a Pesaro e abbiamo costruito, grazie sicuramente molto ai nostri sponsor, grazie però anche a Frank che ha gestito un po' tutta, tutta la baracca, grazie anche a tutti quelli che ci hanno aiutato negli anni, adesso siamo qui. Abbiamo costruito delle cose, le avevamo costruite delle altre e poi abbiamo cambiato. Tanto in 16 anni, sono tanti 16 anni, non avrei mai pensato a quel giorno che dopo 16 anni saremmo stati qui a festeggiare i 40 anni degli Angels. Però io sono contento perché alla fine io i ragazzi sono la, la mia energia, la mia gioia, cioè vedere questi ragazzi che arrivano, si divertono, giocano, vincono, perdono, piangono. Ma è un gruppo che è una famiglia, quindi... Mi dà tanta energia e mi dà entusiasmo, quindi non c'è nessun problema. Gli anni sono 16 ma potranno essere anche di più. E con questo vi dico che domenica, 13, gli Angels Pesaro saranno presenti anche sul loro canale YouTube Angels TV. Seguiteci al Campo Scuola. Domenica non sarà l'ultima, perché domenica sarà il nostro futuro. Ed ecco il quarterback e la linea di attacco degli Angels Pesaro. Enrico, Enrico Aguzzi, domenica è una partita decisiva. Do or die, dicono gli americani. Molto decisiva. Dobbiamo mettere tutto quello che abbiamo in campo. Ci siamo preparati per tutto l'anno, per tutte le partite e sappiamo che tutte sono importanti, ma questa volta è veramente l'occasione da non sbagliare. Se vogliamo proseguire. Sei qui con la tua linea di attacco, importante perché è quella che ti dà sicurezza, che ti blocca l'avversario e con l'intelligenza tu devi smistare palloni sia al running back che ai ricevitori. Certo, ho piena fiducia della linea d'attacco è un ruolo importantissimo, direi fondamentale, senza di loro non è possibile giocare a football in attacco, quindi io rinnovo la mia fiducia in loro e mi auguro che insieme raggiungeremo l'obiettivo. Quindi domenica decisiva per il futuro. Decisiva per il futuro. Vi aspettiamo, vi aspettiamo domenica 13 giugno alle ore 15 al campo sportivo di Pesaro. Siamo qui con Filippo Piermaria. Filippo Piermaria al servizio degli Angels Pesaro. Perché? Perché lui è il veterano della squadra e colui che domenica saprà come affrontare futuro, un futuro per entrare nei playoff. Filo, ne hai viste di mille partite, hai calcato dalla nazionale italiana ai Super Bowl. Domenica per noi è importante. Direi è fondamentale, anche perché se perdiamo siamo fuori, quindi l'unico obiettivo è la vittoria, punto. E per vincere dobbiamo giocare aggressivi aggressivi fin da subito perché il loro attacco è molto buono, quindi la nostra difesa deve fare gli straordinari, sappiamo che abbiamo degli infortunati che non saranno della partita in attacco, anche qualcuno in difesa, però comunque abbiamo altro personale faremo di tutto per cercare di portare a casa questa partita, fondamentale per noi. Filo, il coach ti ha chiesto di giocare in attacco, ti ha chiesto di giocare in difesa, special team, non diciamo l'età perché sei un giovincello io dico domenica sono sicuro che tu sarai la persona che darà consigli e darà la tranquillità in campo a tanti tantissimi veterani degli Angiospesaro beh certo come ho detto prima a causa infortuni sono costretto tra virgolette a giocare anche in attacco è un ruolo che a me piace ho sempre giocato in attacco come fullback e quindi non è un problema per me giocarci e I consigli, certo, che gli do perché sono vecchio, non ho fisico, non ho fiato e quindi mi rimane solo parlare, parlare per dare consigli, certo, non per dar fastidio. E, e, e domenica lo farò, lo farò soprattutto con i giovani che magari eh, la prima partita import, vera e importante che affrontano e devono affrontarla con eh, il massimo della concentrazione possibile per vincere. In, mi hai confidato una cosa, hai detto, Frank, sarà l'ultima stagione. Quindi andiamo avanti, cioè, dobbiamo andare avanti. Io non voglio finire domenica perché è l'ultima stagione per me. Sono arrivato al capolinea e non voglio che finisca così. Anche perché Perugia è stata l'ultima partita dei vecchi Angels nel 93, e quindi per me Perugia vuol dire anche una fine, se vogliamo dire. Non voglio che quest'anno finisca così. Voglio continuare e voglio andare ai playoff. Filo non finirà la partita, nel senso che ne continuerà a giocare altre. Grazie. Siamo arrivati alla conclusione della sesta puntata. Oggi a Come Angels abbiamo raccontato del flag football femminile, abbiamo dato l'importanza al flag football femminile e la ricerca di altri, altre ragazze per formare questa squadra. Abbiamo parlato di football americano. Abbiamo parlato di una partita che domenica per gli Angels sarà determinata. Sarà importante. Il fattore caldo, sicuramente, e la voglia di far sì che il football americano possa andare ai playoff. Mi trovo qui negli spogliatoi mentre i ragazzi si stanno allenando. E il mio augurio è il fatto che tutto possa andare bene e che tante persone possano fare ancora Angels e il football pesarese possa essere importante ancora una volta. Quindi forza Pesaro, forza Angels e andiamo avanti.